Allora Mariolino, che cosa rappresenta questa manifestazione per voi? Dici un po'. Questa di stasera è davvero un'iniziativa che ci riporta indietro 50, 60, 70 anni or sono. Siamo qui sull'aia della famiglia Moscardi, a cui io davvero mando un grosso ringraziamento, persone che ormai da alcuni anni praticamente ripropongono insieme a noi questo evento, un evento di grande importanza. Il grano tagliato veniva portato nell'aia. A quel punto praticamente il lavoro di un anno intero, che iniziava appunto con la semina e la preparazione dei campi a settembre-ottobre, era nel mezzo all'aia e doveva rimanere per diversi giorni, perché praticamente le prime macchine che arrivavano non erano sempre disponibili, quindi c'era da aspettare un giorno oppure una settimana. Ecco, in quell'occasione praticamente il contadino invitava e chiamava il parroco del paese per benedire il suo lavoro di un anno intero. Era anche un rito che poteva essere per salvaguardare questo capitale che rimaneva lì in pericolo anche ad alcuni eventi. Quindi davvero un'iniziativa molto importante che appunto è stata inserita in questa 14ª edizione della Festa del Grano. E ora anche il pane, perché l'è importante per noi, il grano, il pane.